È stato un successo la due giorni di Proponiamo la Puglia, le idee della scuola che conta. La manifestazione che si è tenuta alla Cittadella della Cultura di Bari il 9 e 10 maggio e che ha visto partecipare numerose scuole, esponenti politici, ma anche visitatori e genitori. Fine dell'iniziativa è stato quello di raccordare le idee smart della scuola pugliese con le finalità del piano di azione e coesione e dell'agenda digitale del governo, considerando che la Puglia è stata individuata come capofila fra le regioni dell'obiettivo convergenza nel settore istruzione. Due giorni quindi in cui sono stati mostrati i risultati della buona scuola pugliese che fa notizia. Sono stati presentati molti dei progetti PON, programmi operativi nazionali, realizzati grazie ai fondi europei. E ancora le sperimentazioni dei ragazzi degli istituti tecnici, i progetti vincitori del bando Principi Attivi. Il tutto accompagnato da esibizioni musicali degli stessi ragazzi. Inoltre, numerosi sono stati i workshop, i seminari, i dibattiti su tematiche attuali e interessanti. Particolare attenzione è stata data all'innovazione della didattica, che va di pari passo con l'evolversi della tecnologia, all'educazione ambientale e la riqualificazione degli stessi edifici scolastici, all'apprendimento in lingua straniera. Abbiamo intervistato il dirigente scolastico del liceo linguistico e economico statale Marco Polo di Bari, l'istituto che ha coordinato l'organizzazione dell'intera manifestazione. Bilancio di Proponiamo la Puglia, la scuola che conta? Beh, è indubbio dire che siamo davvero soddisfatti, siamo contenti e ringraziamo le oltre 40 scuole, i 3.000 studenti, gli oltre 100 esperti che sono venuti, hanno rappresentato davvero un laboratorio di idee per il futuro. Siamo contenti che abbiano collaborato con spirito davvero di solidarietà l'Ufficio Scolastico Regionale, il Ministero, la Regione Puglia, le scuole, gli studenti, i dirigenti scolastici ai quali va tutto il nostro ringraziamento. E soprattutto la Cittadella della Cultura è stato un luogo davvero indicato, speriamo che per le scuole rappresenti un punto di riferimento nuovo. Ringraziamo appunto il Ministero dei Beni Culturali per aver messo a disposizione questa struttura. L'anno prossimo vogliamo fare di più e meglio, vogliamo che le idee della scuola che conta, della scuola pugliese, siano ancora meglio messe in evidenza. Vogliamo che i docenti siano ancora più protagonisti. L'appuntamento è al prossimo anno.